Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua per un nuovo test ride di un Fantic TZ125 due tempi Motard. Non se ne vedono molti in giro, non so il motivo, non so il perché. E quindi oggi lo testeremo e vi dirò le mie impressioni su questa motoretta. Allora, accendiamola. La moto monta motore gas gas, escono di fabbrica con questo motore, non chiedetemi perché, ma credo sia per il fatto che gas gas e Fantic collaborino. Espansione e silenziatore Big One, esce di fabbrica appunto con questo. Impianto frenante Brembo 320, 4P, forcelle Marzocchi 50, e le cose principali le ho dette. Ora facciamo un test per vedere com'è in ripresa, come suona, come se la cava in strada, e poi provo anche a impennarlo, perché se non lo impenno non va bene. Vediamo un po' come tira queste marce. Partiamo dalla prima. Non male veramente. Anche come reattività del motore mi sembra proprio di guidare un TM. Forse un po' più vuoto gli alti e più corposo i bassi, ma abbastanza soddisfacente come moto, per niente male. Il sound quando gira sui bassi sembra tipo un TPR un po' più pompato, poi quando apri del tutto ha veramente un bel sound a mio parere. Veramente non male, veramente non male. Va veramente tanto. Sono ancora impressionato sulla comodità di questa moto in strada. Mi trovo veramente bene e sinceramente la consiglio a chi vuole farsi dei bei viaggi. Mi trovo molto bene come impostazione di guida, anche come gira sugli alti, e si riesce anche a stare bene in sottocoppia a una velocità abbastanza elevata. Delle marce corte fino alla quarta, quinta e sesta invece spingono veramente tanto. Frena bene, ha una frenata abbastanza modulabile, non inchioda subito, quindi si riesce a gestire abbastanza bene. Bene, ora vediamo le penne. Allora, per pinnarla noto che devi farla entrare in coppia quando apre per bene la valvola, se no non tiene abbastanza bassi, se no devi partire in prima credo, ma vediamo, e sfrizionare alzandola sui bassi, vedere come la gestisce. Bassi non ne ha tantissimi, giusto quel poco che te la fa godere, te la fa gestire finché non apre la valvola. Ed è veramente una cosa che non molte moto hanno, tipo alcuni TM che ho provato sui bassi morivano, però quando apre la valvola devo ammettere che la spinta te la dà e riesci anche a pinnarla per bene. Si intraversa anche per bene. Però il sound quando apre è veramente stupendo, e quando entra in gioco la valvola
lo senti che tira. Bene, sono soddisfatto di questa moto. La consiglio soprattutto a chi vuole imparare ad andare in strada, perché è veramente comoda. I prezzi online non sono neanche altissimi, quindi anche accessibile a chi non ha tantissimi soldi. E come moto comunque va molto ed è divertente, quindi un bel 125 che merita, a mio parere merita tanto. Vi ricordo che ogni due sabati ora esce il nuovo Sumo Vlog, con anche le sfide che mi potete proporre e che farò in ogni video. Ragazzi, se volete qualche altra info o qualche altro test ride, fatemelo sapere. Commentate con cosa vi piacerebbe vedere. Vi aspetto nel prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!